tornando agli anni Ottanta, siamo sotto la presidenza Bulgheroni, sono annate molto complicate perché è difficile riuscire a gestire una squadra come Varese che arriva da un ventennio di successi a livello internazionale. Infatti arrivano le prime difficoltà e per vedere Varese difficoltà allora si intendeva un sesto, settimo posto in campionato. Infatti i primi risultati veri e positivi arrivano nel giro di 6-7 anni, quando la Di Varese, negli anni 87, la Di Varese era il marchio di pallacanestro Varese di allora, riporta al palazzetto una sorta di entusiasmo legato a un gioco spettacolare, un gioco molto molto arioso, molto bello da vedere, che anima la passione dei tifosi. Purtroppo però al di là di un paio di primi posti in stagione regolare non arrivò mai quel trofeo tanto meritato in quegli anni. Anzi, nel 92 arrivò addirittura la prima retrocessione della storia di Pallacanestro Varese, uno smacco che però Pallacanestro Varese riuscì ad eliminare nel giro di 2 anni, ritornando subito in Serie A. Siamo in questi anni, nei primi anni 90, sono anni in cui Pallacanestro Varese riesce a trovare una certa stabilità a livello di campionato, riesce a rimanere sempre in media fascia nel campionato italiano fino alla fine degli anni 90, ossia fino al 99. Nel 99 si crea, è un anno magico, si creano le giuste combinazioni astrali e una nuova squadra guidata da Carlo Recalcati, detto Charlie Recalcati, una squadra fatta da ragazzacci come Gianmarco Pozzecco, Andrea Meneghin, Jack Galanda, ma ce ne sono tanti, riesce a creare una chimica speciale, una chimica particolare che è decisiva poi per la vittoria del decimo scudetto della Stella, che rimane l'ultimo scudetto vinto da Varese nella sua storia, non l'ultimo trofeo perché poi l'anno dopo vincerà la Supercoppa Italiana.